Ciao, sono ingegnere e questo è il mio modo di lavorare il legno. Oggi costruiamo un lumber rack, cioè uno scaffale. Ciao a tutti, ho smontato una pensilina in legno e quindi ho recuperato un sacco di legna. L'unico problema è che adesso non posso più camminare in garage perché mi riempie tutto il pavimento. Ho cercato un po' su internet e ho visto che tutti sono impazziti per il lumber rack. Cos'è? Sostanzialmente una mensola, né più né meno. L'unica particolarità è che in questo caso è un metal rack, una mensola realizzata con lo stesso legno che voglio mettere sopra la mensola, diciamo una mensola iterativa o ricorsiva. Guardando tutti questi video, la prima cosa che ho pensato è stata: ma questi sono pazzi a posizionare tutto questo legno sopra delle mensole realizzate in legno. Quindi, da buon ingegnere, la prima cosa che voglio fare è dimensionare le mie mensole, verificare se possono reggere. E allora facciamo due verifiche. Ok, i miei pali sono da 9 cm x 9 cm, lunghi 380 e la parete è un po' più larga. Realizzerò 5 rack in modo da avere un passo tra ogni rack di circa 75 cm. E quindi mi serve sapere il peso totale che andremo a mettere su questo rack. Partiamo dal volume. Il volume del singolo palo è 9x9 x 3,80 m, uguale 0,031 m3. Il volume di tutti i pali è 18 x 0,031, quindi circa mezzo metro cubo. Il peso specifico del legno va più o meno da 500 ai 900 kg al metro cubo. Ci mettiamo nella condizione più o meno media, un po' più di metà, 750 kg al metro cubo. Quindi il peso totale è 0,554 x 750, cioè 415 kg. Siccome abbiamo 5 rack, 415 diviso 5 sono 83 kg per ogni rack. Su ogni rack ho 3 mensole, quindi avremo 27,6 kg su ogni mensola e direi che ce la possiamo fare. Comunque, bando alle ciance e torniamo a tagliare un po' di legna. Come sempre, una buona progettazione ci aiuta a lavorare in modo più efficiente. Infatti, sapendo che devo produrre 5 rack, so già quanti pezzi tagliare di ogni misura e quindi il primo step che faccio è cercare di automatizzare quanto più possibile le operazioni. Ad esempio, ho iniziato con la piallatura all'inizio del video e non passo alla lavorazione successiva finché non ho finito di piallare tutte le tavole. Poi passo ai tagli, quindi faccio prima tutte le tavole da 2 metri, poi tutte le tavole da 50 cm, poi tagli diagonali, eccetera. Questo mi aiuta a mantenere misure costanti in tutti i pezzi, visto che non devo muovere le varie dime. È provato che la segatura e la polvere di legno siano cancerogene. Purtroppo c'è bassissima consapevolezza dei temi di sicurezza in generale, ma ancora di più per quanto riguarda le vie respiratorie. Ma se passiamo tanto tempo nei nostri garage, diciamo 2-3 ore a settimana, a lungo andare il rischio non è banale. E allora, se un hobby deve essere, ci deve fare divertire e quindi non ci dobbiamo fare male. Quindi, quando produciamo polvere di legno o segatura, dobbiamo sempre utilizzare una buona maschera, con filtri almeno a 2P3R. Occhio che la maschera va tenuta anche dopo aver finito di tagliare, in quanto l'aria rimane satura di polvere. Come conviene configurare la mensola? Posso mettere una tavola piatta, come questa, oppure di traverso, come quest'altra. La prima potrebbe sembrare la soluzione migliore, ma noi siamo scienza, non fantascienza, e quindi utilizzerò una delle mie proprietà preferite della meccanica razionale, cioè il momento di inerzia. Il momento di inerzia ci dice quanto una sezione resiste alla pressione. Più elevato, più la sezione resiste. Facciamo una prova. Prendiamo due travetti uguali e ne disponiamo uno in modo piano e uno di traverso. Caricando il travetto sul lato corto, vediamo che questo si flette di circa un centimetro. Se invece carichiamo il travetto sul lato lungo, la flessione sarà molto maggiore. Il momento di inerzia infatti dipende proprio da come è ruotato il travetto. Nel travetto di destra il momento di inerzia è molto maggiore e quindi questa sezione sarà molto più resistente. Quindi se vogliamo che un travetto si fletta il meno possibile, lo dobbiamo mettere di traverso. E questo è molto utile se stiamo costruendo ad esempio un tavolo, oppure, non so, un lumber rack. Comunque ho fatto la paternale anche troppo per oggi. Quindi torniamo a vedere cosa sto facendo. Thank you.
Qui ho realizzato un piccolo jig per fare i fori tutti esattamente nella stessa posizione, in modo che le viti in tutti i rack siano esattamente nella stessa posizione. Oltretutto, girando il rack, inserirò delle altre viti in posizione complementare, quindi le viti non si sovrappongono. Lavorare in modo pulito e ordinato mi aiuta a ottenere risultati più puliti e ordinati, e di conseguenza diminuisco i tempi di completamento del mio lavoro e lo rendo più preciso. E soprattutto mi fa lavorare in sicurezza. Cosa direbbe qualsiasi chef in TV? Prima regola di MasterChef, non parlare mai di MasterChef, ok? Seconda regola di MasterChef, tieni la tua postazione in ordine. Ok, ultima T-Rack, facciamo un po' di coreografia e poi ci organizziamo per le ultime operazioni. Intanto realizzo degli inviti per far passare le viti che manterranno i rack appesi al muro. Poi gli do una spuntatina in modo che tutti i rack abbiano la stessa altezza. Una volta completati questi rack li montiamo sulla parete. L'idea era di montare tre tasselli. Abbiamo visto prima che 83 kg diviso 3 tasselli fa 27 kg, più qualche altro chilo per considerare il peso del rack. A questo punto basta andare sul sito del produttore e controllare sulla scheda tecnica che il tassello supporti questo peso. La scheda tecnica qui tiene 1,2 kN, che sono circa 120 kg. Il nostro peso sul singolo tassello è di 30 kg, quindi siamo a posto. Ok, facciamo un po' di spazio per iniziare a montare il tutto. Qui, vabbè, niente di particolare, facciamo un po' di fori a muro con le giuste misure e poi utilizzo una livella per montare tutti i rack alla stessa altezza. Ho preferito montare i rack in maniera alternata per avere più probabilità di montarli in bolla. E fine, adesso è il momento di fare un po' di ginnastica e di iniziare a caricare i rack, quindi posso spostare la legna dal pavimento al rack. Adesso momento ipocondria, safety first, backup second. Siccome vivo in una zona sismica e siccome sono ipocondriaco e l'ultima cosa che voglio è farmi cadere sulla testa 415 kg di legno, monto un altro paio di tasselli e una buona cima. Un bellissimo nodo delle guide da una parte. È una cassa d'amante per domarle tutte. E allora, sono passati circa 10 mesi da quando ho montato il rack e non è caduto nessun pezzo, quindi finora tutto bene, so far so good. Al solito, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, lasciate anche un commento e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.